Radio Radicale, siamo con Elena Carnevali del Partito Democratico, membro della Commissione Affari Sociali, per parlare dell'obbligo vaccinale, dopo che a quanto pare il relatore del provvedimento, il decreto mille proroghe, presenterà una modifica al testo che reintroduce l'obbligo vaccinale dopo le audizioni che sono state fatte ieri qui al Mappamondo. Allora, come è sorpresa di questa notizia? Adesso non so, ieri è cominciato l'anno scolastico in una regione, in Trentino Alto Adige, la prossima settimana in altre regioni. Adesso come la mettiamo? Ma innanzitutto anche in Affari Sociali è stato presentato dal relatore un parere che di fatto chiede di togliere l'emendamento proposto dalla vicepresidente del Senato Taverna e da una collega Sonia Fregolent della Lega, che di fatto voleva fare in modo che non fosse obbligatorio presentare il certificato di avvenuta vaccinazione per poter entrare nei servizi educativi, dei servizi dell'infanzia. Questa credo che sia soprattutto una vittoria per la salute dei bambini, per la salute pubblica, perché la prevenzione è la miglior arma che noi abbiamo per poter garantire una qualità della vita e soprattutto poter prevenire alcune malattie. E soprattutto sul piano politico è una smentita su tutta la linea, una smentita della circolare. Noi abbiamo detto da subito che una circolare non avrebbe potuto modificare una legge, al punto che si sono messi nelle condizioni di modificarla attraverso i mille pro per poi fare un passo indietro. Quindi la circolare era illegittima e rimane illegittima, e quindi c'è questa anche smentita politica, e quindi io credo che presunzione d'arroganza che è stata utilizzata in questi mesi da parte della ministra non abbia proprio pagato. Ecco, adesso che succede nelle scuole? Perché diciamo, è stata presa secondo molti la decisione giusta, però forse troppo tardi rispetto all'inizio dell'anno scolastico che insomma sta per iniziare. Beh, innanzitutto la legge sui vaccini, il decreto Lorenzin, è vige da un anno. Quindi abbiamo già avuto un anno di transizione in cui i genitori sanno, ed è per questo uno dei vantaggi della legge Lorenzin è stato l'incremento delle vaccinazioni, perché l'obbligatorietà che siamo stati costretti ad inserire, perché purtroppo abbiamo tassi di vaccinazione troppo bassi e stiamo davvero esponendo, come purtroppo i morti testimoniano spesso, bambini, e quindi la necessità di inserire l'obbligo è stato dovuto a questo provvedimento di natura d'urgenza. Quindi i genitori sanno che e sapevano che dovevano comunque presentare il certificato vaccinale. Ecco, adesso è in vigore l'autocertificazione? Adesso, in questo periodo, intanto la legge è ancora in vigore perché nulla è cambiato. Purtroppo con le scelte della ministra Grillo con la circolare ha creato una grande confusione, perché quello voleva dare una proroga dell'autocertificazione che la legge Lorenzin prevedeva, ma per poter frequentare era comunque ed è tuttora obbligatorio e necessario presentare il certificato vaccinale, per cui i genitori devono vaccinare i propri figli e poter avere i certificati da parte dei dipartimenti di prevenzione o da proprio medico curante che accertano che il bambino è stato vaccinato. Rispetto diciamo a quello che era accaduto, alle vicende che noi abbiamo visto della falsificazione dell'autocertificazione, che cosa può dire, e soprattutto che figura ci facciamo rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, dove tra l'altro non so se vige ancora l'obbligo? No, in molti paesi, peraltro in Francia esiste l'obbligo per 11 vaccinazioni, in Germania uguale, e vedo che non ha generato questo caos. Secondo me riportare la discussione, soprattutto quando parliamo di salute e quando parliamo di sanità, nell'alveo delle conoscenze scientifiche e toglierlo da questo dibattito, io ho vissuto in modo molto duro allora nella scorsa legislatura, l'approvazione della legge sarebbe stato molto saggio. Quello che dobbiamo fare in modo che si realizzi in questo paese una presa di coscienza, in particolare fare in modo
che ci sia la consapevolezza che le vaccinazioni è il più grande intervento di salute pubblica, che ha la possibilità di debellare alcune malattie. Noi abbiamo debellato il vaiolo, nessuno se lo ricorda. Noi abbiamo l'esigenza di debellare il morbillo, perché solo attraverso quindi una vaccinazione consapevole, e quindi ci sarà da fare anche tutto il lavoro di far crescere la consapevolezza, che renderà quindi l'obbligo, come la legge prevede, tra 3 anni magari non necessario, ci metterà in linea con alcuni paesi come quelli del nord Europa, dove l'obbligatorietà non c'è, ma il senso civico e soprattutto la consapevolezza di quanto è necessaria una salute collettiva fa in modo che comunque tutti si vaccinino. Ultima considerazione, lei ritiene che l'elettorato del Movimento 5 Stelle sia un elettorato prevalentemente Novak? No, ma è una cosa molto importante che abbiamo sentito molto ieri nelle audizioni, che peraltro hanno, come dire, bocciato. Ma ritiene che siano state decisive nel riportare le cose all'obbligo vaccinale? Sicuramente hanno aiutato. La cosa che mi sorprende è la sordità, perché quello che abbiamo sentito ieri in audizioni è esattamente quello che le comunità scientifiche, le federazioni, gli ordini, le comunità indipendenti, i pediatri, i dirigenti scolastici ci stanno dicendo da mesi. Semplicemente ieri l'hanno ribadito nelle aule parlamentari. Spero che anche questo in qualche modo, cioè sono certa che li avrà aiutati, ma c'è un elemento di sordità che è avvenuto in questi mesi. Io non credo, la popolazione da ieri abbiamo comunque saputo che il vaccino resistenti nella popolazione sono davvero molto pochi, sono una percentuale che non raggiunge neanche l'1%, però questo non ci esime dalla responsabilità di proseguire soprattutto sull'alleanza terapeutica tra medico e famiglia e soprattutto su una crescita della consapevolezza del valore scientifico e del valore anche quindi culturale che la scienza ha e che la salute ha. Quindi. Sì. In merito al popolo Novak, il Movimento 5 Stelle l'avevo interrotta prima. Ma loro una parte sì, c'è stato, secondo me questo è stato un grande errore che hanno compiuto loro, l'hanno usato strumentalmente, peraltro non solo i 5 Stelle, io ricordo anche quando Salvini diceva non faremo in modo che neanche un bambino non vada a scuola, quindi c'è stata un'alleanza sul far crescere peraltro la cultura antiscientifica. Io credo che alla fine è un errore che pagheranno, come si è dimostrato anche in questo caso. Manuela, ringrazio molto la sua disponibilità. Grazie a Elena Carnevali del Partito Democratico, membro della Commissione Affari Sociali di Montecitorio.